Salve, ben ritrovati a questa nuova puntata di La salute è naturale. Sentite anche voi nell'aria qualcosa di speciale? Io sì, è il Natale che si avvicina. È un periodo bellissimo per tutti, di festa, di condivisione, di riflessione, ma non solo. Come naturopata spesso mi trovo a vedere le persone dopo le feste che piangono lacrime di coccodrillo per gli eccessi alimentari, di dolci, di grassi, di alcol, con le loro devastanti conseguenze. Quindi voglio dedicare questa puntata di oggi alle festività natalizie, con consigli e strategie, rimedi per questo particolare periodo dell'anno, in modo che sia un periodo veramente solo positivo. Iniziamo quindi parlando di un disturbo tipico che si manifesta dopo i pranzi e le cene di questo periodo festivo, l'indigestione. Si avverte un certo senso di pienezza, pesantezza, gonfiore, dilatazione dello stomaco, fino ad arrivare a nausea e vomito. L'indigestione avviene quando la quantità di cibo ingerita supera la capacità digestiva dello stomaco o quando troppi tipi di alimenti diversi arrivano nello stomaco e si creano delle miscele assolutamente indigeribili. In entrambi i casi non si riesce a digerire, gli alimenti non vengono scomposti nel modo giusto, lo stomaco non si svuota nei tempi normali e il cibo ristagna a lungo, creando gonfiore e pesantezza. Ci si sente stanchi, assonnati, magari con il mal di testa, la bocca impastata e l'umore a terra. E in più, a Natale, durante le feste, è tutto chiuso, la farmacia non risponde, magari non abbiamo neanche un digestivo a casa. E allora cosa fare? Per fortuna ci sono i rimedi della nonna e possiamo preparare degli ottimi digestivi con quello che abbiamo in casa, prendendolo dalla dispensa. Ecco quali sono e come si possono preparare. Il canarino è semplice, basta prendere un limone, possibilmente biologico, lavarlo bene, sbucciarlo restando un po' in superficie per togliere solo la parte gialla perché la parte bianca è un po' amara, mettere la scorza in un pentolino con 2 tazze di acqua fredda e fare bollire tutto per 5 minuti. Puoi fare riposare per altri 5 minuti e vedrete che l'acqua diventa gialla come un canarino. Il canarino va bevuto a piccoli sorsi, lentamente, ha un effetto digestivo soprattutto se c'è gonfiore e pesantezza. Il bicarbonato. Tutti abbiamo in casa del bicarbonato di sodio e se non lo avete andate subito a comprarlo perché bisogna averlo nella dispensa. In caso di indigestione basta 1/2 cucchiaino in 1/2 bicchiere di acqua fresca. Bere tutto d'un fiato e aspettare il risultato. Vedrete che lo stomaco si libera velocemente. Un piccolo trucco è quello di prendere un po' di bicarbonato, magari 1/4 cucchiaino, anche prima di mangiare, se si prevedono delle abbuffate, e a metà pasto se si sta davvero esagerando. La camomilla. Per ottenere un effetto digestivo importante bisogna fare una camomilla molto concentrata. Consiglio di mettere addirittura 6 bustine di camomilla in 1 tazza di acqua bollente e lasciare in infusione per 6 minuti. Aggiungete 1/2 limone spremuto e sorseggiate questa camomilla molto calda, senza zucchero e a piccoli sorsi. Vedrete che funziona molto bene. Lo zenzero. Se avete in casa dello zenzero fresco potete fare un decotto. Basta prendere circa 2 cm di radice di zenzero, sbucciarla, tagliarla a pezzettini e metterli a bollire in 1,5 tazze di acqua. Poi bere a piccoli sorsi, eventualmente con 1 cucchiaino di miele e 1 po' di limone. I semi di anice o di finocchio. Si può fare una tisana portando a ebollizione 2 tazze di acqua e poi aggiungere 1 cucchiaio di semi e lasciare infondere per 5 minuti. Questo infuso va bevuto puro, senza zucchero, oppure si può mettere in bocca 1 cucchiaino di semi
e masticarli lentamente. In questo modo vengono sprigionati gli oli essenziali e si possono assumere direttamente i principi attivi digestivi. La liquirizia. Se non avete nessuno degli altri ingredienti, ma avete in casa delle caramelle di liquirizia, potete succhiarle lentamente a fine pasto. Attenzione solo che la liquirizia alza la pressione e quindi non esagerate con la quantità di caramelline, mi raccomando. Bene, continua la nostra maratona natalizia e in realtà per non arrivare ad avere problemi di digestione ora vi consiglio alcuni semplici trucchi per alleggerire ogni singola portata del menù di Natale. Partiamo dall'aperitivo. Un'idea sfiziosa e digestiva insieme è quella di fare un aperitivo a base di succo d'ananas. L'ananas contiene la bromelina, un enzima digestivo capace di facilitare la digestione. L'antipasto. Nel vostro antipasto natalizio non deve mancare un po' di insalatina a base di soncino, radicchio rosso, mela gialla golden e chicchi di mela grana. Il tutto condito con un po' di aceto balsamico. Questo antipasto è molto fresco e predispone alla digestione. I primi piatti. Meglio optare per un condimento vegetariano. Quindi, invece delle lasagne o la pasta al solito ragù, si possono fare lasagne a radicchio, pasta ai funghi o sughi vari con zucca, cime di rapa, olive, noci, pistacchi. Questo alleggerisce molto la prima portata. E arriviamo al secondo. Qui consiglio di essere di tendenza e osare un secondo piatto vegetariano. Provate e sarete molto contenti. Per esempio, polpettone o polpette alle verdure, le torte salate con verdure e ricotta, le frittatine con verdure, le verdure ripiene, chiaramente di sostanze vegetali come i peperoni, i pomodori, le zucchine. Sono molto sfiziosi e gustosi questi piatti e vi daranno veramente una grande soddisfazione. Il contorno. Al posto delle classiche patate al forno, meglio fare una teglia di verdure al forno, quindi più leggere ma sempre gustose e saporite. Oppure potete fare dei quadrotti di zucca al forno al posto delle patate, questo risulterà un piatto molto originale e sicuramente più leggero. Il dolce. Cosa ne dite di un dolce crudista, vegano e crudista? Vi do una semplice ricetta per sbalordire tutti con una speciale mousse di cioccolato. Al posto di latte, burro, uova, insomma dei grassi e dei leganti animali, useremo un alimento vegetale, molto morbido, cremoso, nutriente, ricco di grassi buoni, l'avocado. E al posto dello zucchero useremo un alimento naturale che dolcifica molto e apporta anche vitamine e minerali, il dattero. Quindi prendete un avocado, 10 datteri morbidi, 70 g di cacao, la scorza grattugiata di un'arancia, un pizzico di vaniglia e un bicchiere di acqua o latte di riso. Grattugiate la scorza d'arancia come prima cosa e mettetene da parte un po'. Per il resto frullate tutti gli ingredienti insieme fino a ottenere una mousse molto cremosa. Mettetela nelle ciotoline monoporzione e alla fine decorate con la scorza d'arancia rimasta. Vedrete, sarà una delizia e nessuno sospetterà che si tratta di un dolce vegano crudista perché è davvero goloso. Ecco, adesso avete un po' di consigli per il menù di Natale e sono sicura che quest'anno festeggerete rimanendo più leggeri e più contenti. E ora parliamo di bellezza. Se a Natale comunque avete esagerato con i dolci pieni di zucchero, di burro ed è spuntato qualche brufolo, come succede sempre, non andate nel panico perché prima di Capodanno riuscirete a farlo andare via con questa maschera naturale molto semplice. Guardiamola insieme. Tutta naturale con una caratteristica, è super veloce e super facile da fare,
e si applica per avere una pelle più chiara, per fare rientrare prima i brufoli quando danno fastidio e per essere pronti per una fantastica giornata o serata. Ecco come si fa. È una maschera contro i brufoli, tutta naturale, al bicarbonato di sodio e succo di limone. Gli ingredienti sono 2 cucchiai di succo di limone e 2 cucchiai di bicarbonato. Vanno mescolati fino a creare una crema piuttosto fluida. La crema va spalmata sul viso con movimenti circolari, insistendo sulle zone dove sono spuntati i brufoletti. Poi la si lascia agire per una decina di minuti. E alla fine basta risciacquare con acqua tiepida e applicare la propria crema idratante, che in questo caso deve essere una crema piuttosto fluida e leggera. Il bicarbonato ha una funzione esfoliante meccanica, mentre il succo di limone, oltre ad essere ricco di antiossidanti, ha una azione disinfettante e schiarente della pelle, quindi insieme eliminano le cellule morte, levigano, apportano elementi nutritivi, fanno rientrare prima i brufoletti ed eliminano le piccole sporgenze che si avvertono sotto le dita quando le si passa sul viso. In questo modo la pelle sarà davvero pulita e sarete pronti per una sfavillante serata. E siamo giunti anche oggi al termine di questa puntata di La salute è naturale. Spero siate stati bene con me, come io sono stata bene con voi. Vi aspetto la prossima settimana con tanti consigli e tante informazioni sulla salute naturale, perché la salute è sempre naturale. Ciao a tutti!